Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebomero. Come sempre facciamo il punto sull'emergenza coronavirus in Campania. Emergenza coronavirus, questo è il bollettino ordinario dell'unità di crisi della regione Campania. I positivi del giorno sono 1694, gli asintomatici 1451, i sintomatici 92. I tamponi del giorno 21.458, il totale dei positivi 237.925, il totale dei tamponi 2.611.091. I deceduti sono 12 nelle ultime 48 ore, il totale dei deceduti sale a 3.966, i guariti invece 1.140, il totale dei guariti 167.666. Intanto dall'unità di crisi arrivano anche i dati per quanto riguarda l'aumento dei contagi nelle scuole. Si attende a breve una decisione se continuare in presenza o potenziare la didattica a distanza. Siamo in collegamento con il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Salve, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi nuovamente con noi. Ben trovato, vicepresidente. Ben ritrovata anche a lei e alla redazione, grazie ovviamente per l'invito. Allora, aumentano i contagi purtroppo, quindi una situazione di massima allerta. Cosa accadrà nelle prossime ore per la nostra regione sul fronte scuola innanzitutto, che tiene banco la polemica scuola in presenza, potenziare la DAD, la didattica a distanza? Ma sta accadendo quello che in presenza di alcuni dati era inevitabile. Quando dico alcuni dati mi riferisco a una generale rilassatezza, allentamento delle cautele. L'approdo alla zona gialla non doveva essere quello che è stato, e cioè quasi l'equivoco di un fine pericolo. Presidente della Regione De Luca aveva richiamato l'attenzione su questo, aveva lanciato un alert, e tuttavia è stato raccolto in parte. Noi abbiamo avuto anche visivamente l'impressione di una generale, come dire, sciogliete le righe. E naturalmente anche la ripresa dell'attività scolastica, ora su questo non voglio riprendere una discussione che abbiamo anche fatto su diverse opinioni sul punto, però mi pare ormai generalmente riconosciuto che le scuole sono purtroppo, ahimè, al pari di altri luoghi, un veicolo di possibile contagio. Quindi un generale rilassamento e la ripresa delle attività scolastiche sono alla base di quello che è un dato matematico, cioè l'epidemia si propaga non per fattori culturali o per sensibilità psicologiche, si propaga per un numero di contagi che quanto più sono elevati, tanto più determinano contagi successivi. Quindi nelle prossime ore dovremo mantenere alta la guardia. L'unità di crisi regionale ha già segnalato ai comuni, anche con dati diversificati, lo stato dell'arte. In questa fase il Presidente della Regione ha ritenuto di non fare una nuova ordinanza, in particolare per la disciplina della ripresa delle attività didattiche a distanza, perché abbiamo avuto un'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale, poi confermata anche in sede collegiale, che ha censurato misure generalizzate sul fronte scuola. Però vedremo adesso con la chiamata a una maggiore responsabilità e un ruolo più attivo dei prefetti, dei sindaci e delle autorità scolastiche, se si può governare questo problema delle scuole con misure diversificate e mirate, cioè che tengano conto dei diversi livelli di pericolosità. Quindi laddove c'è la necessità di chiudere il singolo istituto, il Presidente della Regione non si farà pregare per fare nuovi interventi.
Certo, insomma, praticamente l'orientamento mi pare di capire che laddove è necessario si provvede a chiudere magari il sindaco, il singolo istituto, insomma, non sarà una decisione generalizzata. Io credo che comunque sarà anche importante un'interlocuzione col nuovo ministro, qualora ci sarà il nuovo ministro dell'istruzione, insomma, perché magari ci vuole anche un provvedimento un po' più strutturato, insomma, anche il governo deve dire la sua per quanto riguarda la scuola, perché è chiaro che c'è una diversificazione tra territori e territori, ma è pur vero che un minimo, insomma, di uniformità serve quando la materia è così importante come la scuola. Guardi, noi abbiamo auspicato per mesi quello che lei ha detto. Purtroppo, noi abbiamo avuto due problemi. Un errore di impostazione del governo, perché anziché prevenire l'incremento dei contagi attraverso misure prese quando i contagi non sono in una situazione di particolare allarme, si è seguita la strada di inseguire il trend epidemico e di intervenire solo in presenza di situazioni particolari, famoso RT superiore ad 1. Poi sulla scuola vi è stata una competizione ideologica. E anziché discutere su dati scientifici, qual è il livello di pericolosità, qual è il livello di prudenza che va garantito, abbiamo avuto dei soloni che ci hanno fatto la lezione sulla importanza della didattica, sul ruolo della fase educativa nella formazione della personalità. Persino qualcuno sul trauma che l'entrata in un errore differenziato subiva il bioritmo dello studente ai fini del suo equilibrio. Cioè, una discussione francamente incomprensibile e inaccettabile. Siamo tutti quanti per il diritto allo studio, per il primato della formazione, per il primato della cultura come valore universale, ma viva Dio, siamo in una situazione particolare. Quando il presidente incaricato Draghi dice, secondo me, giustamente, il Covid sta cambiando le nostre abitudini di vita e non può essere soltanto perché non andiamo al ristorante la sera. E spero che torneremo presto a farlo, anche per dare una mano a tanti operatori che stanno veramente subendo danni incalcolabili e inenarrabili. Il Covid non solo ha cambiato le nostre abitudini di vita perché per un periodo siamo stati rinchiusi nelle case, cambia un'organizzazione del sistema nel suo complesso. E quindi cosa c'è di scandaloso se per ragioni prudenziali, in una fase di epidemia elevata, noi andiamo a una didattica a distanza e poi se ci sono problemi di recupero scolastico lo possiamo fare anche differendo il calendario di chiusura. Ovviamente faccio salvo gli anni per i quali occorre procedere all'esame, no? Perché Certo, questa certo. è una diversificazione che va fatta. E sono problemi pratici, ma che non possono essere affrontati in termini ideologici generali. Assolutamente, insomma, come ha giustamente detto lei, la Covid ci ha veramente cambiato la vita, ma ha cambiato la vita in tutti i sensi. Bisogna riorganizzarsi alla luce di questo virus, perché noi dobbiamo imparare a convivere con il coronavirus, anche se c'è questa campagna vaccinale. Sappiamo che è su base volontaria, sappiamo che ha subito anche dei rallentamenti, per cui insomma, prima che arriviamo alla cosiddetta immunità di gregge, di tempo ce ne vorrà. Poi bisogna capire se questi vaccini copriranno tutte le possibili varianti. A proposito dell'incontro Stato-Regioni, le regioni hanno chiesto di prorogare gli spostamenti interregionali in questa fase dove i contagi aumentano. Sappiamo che 145 comuni della Campania sono quasi vicino alla soglia per quanto riguarda l'aumento dei contagi, quindi magari ci potrebbe anche essere un colore diverso per la nostra regione. No, vorrei dire subito una cosa sulla distribuzione dei vaccini, che sapete che la Campania è stata protagonista anche di una vivace polemica con la struttura commissariale e oggi il Presidente De Luca ha proposto un ordine del giorno alla conferenza delle regioni che si è tenuta questa mattina. Per la verità l'aveva già proposto nella scorsa riunione. E gli altri presidenti hanno chiesto una pausa di riflessione. Sostanzialmente, che problema ha posto il presidente Luca?
Noi siamo stati dal primo momento per un criterio di distribuzione dei vaccini, a prescindere Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, quello che è. Abbiamo proposto un criterio proporzionale alla popolazione. Un cittadino, un vaccino. Quando si finisce, si finisce. Il governo ha ritenuto, in alcuni casi opportunamente, di introdurre delle eccezioni al criterio generale universale un cittadino, un vaccino. E si è ritenuto di partire in primo luogo col personale sanitario. Bene, questo criterio ha penalizzato la Regione Campania, perché il nostro personale sanitario è molto minore rispetto alla media delle altre regioni, un po' per i tagli che ci sono stati negli anni passati, un po' perché noi abbiamo fatto le persone serie, cioè siamo stati rigorosi nella quantificazione del nostro personale sanitario. Quando si dice i meridionali, i napoletani, i luoghi comuni. Non c'è stata approssimazione, insomma, siamo stati precisi. Siamo stati volta. Molto rigorosi, qualche altro si è allargato un po'. E vabbè, poi interviene il secondo criterio, gli over 80, nessuna discussione. Di fatto noi siamo una regione mediamente più giovane e quindi avremo una seconda fase che ci vede penalizzati per una seconda volta. Allora, il Presidente Duca ha posto una questione molto semplice. Scusate, noi siamo partiti doppiamente penalizzati. Vogliamo stabilire una data a partire dalla quale noi incominciamo a recuperare quello che abbiamo perso rispetto alla proporzione base un vaccino, un abitante? E abbiamo chiesto che questo avvenga a partire dal primo marzo, in modo che al 15 aprile finisce questa fase asimmetrica, in virtù di queste popolazioni target, come le chiamano, specifiche, e cioè il personale sanitario, gli anziani nelle residenze sanitarie assistite e gli over 80, che ci vedono penalizzati in termini numerici, ma a partire dal 15 aprile si afferma un principio di distribuzione semplice, elementare, inequivoco. In base alla popolazione si distribuiscono i vaccini. Finalmente, dopo un po' di fatiche, in particolare abbiamo avuto qualche non immediata sintonia con il vicepresidente Moratti della regione Lombardia. Beh, proponeva poi, se alla seconda fine, del PIL, insomma, la ragionevolezza. E oggi è stato approvato questo benedetto documento che presenteremo al governo che verrà per fare almeno chiarezza su questa storia dei vaccini. Certo, perché altrimenti insomma si allungano talmente tanto i tempi e diventa anche poco efficace insomma la vaccinazione, considerando che questo vaccino ha un tempo di copertura insomma che può essere un anno, saranno 13 mesi, 14 mesi, però se noi allunghiamo i tempi, quell'immunità di gregge che serve ad uscire definitivamente da questo momento buio insomma non ci sarebbe. Lei mi aveva chiesto anche, mi sono un po' distratto sui vaccini, però dovevo fare tutta la storia perché sennò non si capisce, no? Non è un capriccio. Certo, certo. È stato chiaro. Aveva chiesto anche in generale, no? Con cosa ci aspettiamo. È certo, perché abbiamo 145 comuni che sono, diciamo, hanno un aumento di contagi considerevole. Eh sì, la situazione merita la massima attenzione, naturalmente. Il Presidente De Luca è attentissimo sull'evoluzione. Credo che vi sarà una unità di crisi fra qualche giorno che farà non solo il punto più aggiornato sullo stato dei contagi, ma dovremmo fare anche un primo bilancio sulla applicazione di misure in sede locale, sulla base di una collaborazione prefetture, sindaci e autorità scolastiche, sulla base dei risultati che ne verranno, saranno prese delle decisioni conseguenti.
Certo, insomma, c'è anche il weekend, insomma, dove il De Luca chiede massimo rigore per il prossimo weekend, il weekend di San Valentino, poi ci sarà anche Carnevale, insomma, il rigore è più che mai d'obbligo in questo momento per evitare di vanificare tutti i risultati che abbiamo portato a casa con tanta dedizione da parte di tutti. Noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, naturalmente torneremo a collegarci la settimana prossima per capire qual è la situazione. Arrivederci e buon lavoro, Vicepresidente. Buon lavoro, grazie. Speriamo prima o poi di parlare di altro. Lo Speriamo quanto speriamo, prima. insomma, c'è bisogno di parlare di una ripresa economica che è necessaria per questa regione come per tutta l'Italia, insomma, sicuramente sono cose altrettanto importanti. Mi Arrivederci. auguro che prima o poi parleremo del famoso mitico recovery fund. Come andrà il campionato Nord-Sud? Sarà un Esatto, tema questo. appassionante, ne Qua vedremo ci delle belle. giochiamo una partita veramente importante. Sicuramente magari la Esatto. prossima settimana con il governo nuovo, insomma, cercheremo di capire anche questi soldi se arriveranno nella nostra regione e quanti ne arriveranno e come verranno utilizzati. Arrivederci. Buonasera, buonasera. Terra dei fuochi e l'aumento dei tumori in alcune zone, i medici avevano ragione. Il Comune di Giugliano chiede un tavolo nazionale sulla relazione tra discariche abusive, roghi di rifiuti e aumento di tumori nella cosiddetta Terra dei Fuochi. E questa è una reazione al rapporto, i cui risultati sono stati diffusi ieri, dell'Istituto Superiore di Sanità, realizzato in accordo con la Procura di Napoli Nord e che ritiene collegati gli sversamenti abusivi e i continui incendi con l'insorgenza di alcune patologie come il tumore alla mammella, l'asma, le varie forme di leucemia e le malformazioni congenite. Il dato, tanto atteso da cittadini e comitati che da anni si impegnano per tenere alta l'attenzione sul fenomeno e che finora era solo un'ipotesi degli scienziati, è ora confermato. Non è più solo un'ipotesi la relazione casuale o anche di concausa. Il report è stato illustrato online dal procuratore Francesco Greco, dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e dal procuratore generale di Napoli Luigi Riello. Il Comune di Giugliano chiede dunque un tavolo nazionale per accelerare sulla messa in sicurezza dei siti inquinati e potenziare i controlli per scongiurare nuovi roghi tossici e restituire così serenità ai residenti dell'area. Preoccupa il crescere della sismicità nell'area flegrea, ma nessun allarmismo. Verificare se ci sono potenziali rischi alla popolazione e garantire il supporto della protezione civile alle amministrazioni comunali dei campi flegrei. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è stato in visita ieri a Pozzuoli dopo la forte intensificazione dei fenomeni sismici accompagnati da boati dall'inizio di gennaio. Il sollevamento della terra nell'area flegrea negli ultimi mesi avviene ad un ritmo di 12 mm ogni 30 giorni. Borrelli ha definito quella dei campi flegrei una situazione da tensionare e ha aggiunto però che al momento non ci sono ragioni per cambiare lo scenario. C'è nato un fenomeno di bradisismo dal 2012, attentamente monitorato e sorvegliato dalla comunità scientifica. La caldera è attentamente monitorata e quindi noi siamo qui proprio per fare la sintesi delle attività tecnico-scientifiche che sono in corso e anche per pianificare qualche cosa di importante in autunno, magari a livello esercitativo. E noi stiamo lavorando per fare sì che il monitoraggio faccia il suo corso e che le azioni di protezione civile possano essere realizzate correttamente. Intanto la popolazione vive ogni giorno tra scosse e boati, ma anche piccoli terremoti, specie nell'area dei Pisciarelli. Ecco cosa ci racconta. Sono quasi 20 anni che abito da queste parti e quindi di conseguenza un giorno sì e un giorno no si sentono gas che sono nauseanti. Che è la paura, penso che ce l'hanno tutti. È un continuo proprio le scosse di terremoto. Speriamo che stiamo al sicuro perché dicono che va tutto bene, che è normale, però non si sa. Tra il Covid e più le scosse non sappiamo più che dobbiamo fare. Siamo in collegamento con l'assessore alla scuola del comune di Napoli, Anna Maria Palmieri. Salve assessore, grazie di aver accettato di collegarsi con noi. Ben trovata. Ben
ben trovati. Allora, assessore, la scuola deve rimanere in presenza, la scuola deve rimanere a distanza, insomma si discute naturalmente di questo. Voi avete chiesto alla regione dati precisi dopo che il governatore della Campania Vincenzo De Luca aveva invitato sindaci e prefetti a prendere provvedimenti perché con i dati da lui in possesso riteneva ci fosse un aumento dei contagi con la scuola in presenza. Qual è la situazione al momento? Allora, noi non abbiamo chiesto dati che non avessimo già, cioè dati assoluti, a noi non interessa avere il numero assoluto dei contagi emersi a scuola, mi piace dire così perché linguisticamente parlare di contagi scolastici può indurre le famiglie a pensare che ci si contagi a scuola. In realtà i positivi emergono tra gli studenti, ma non necessariamente quei contagi avvengono tra gli studenti o dentro le scuole. E quindi noi abbiamo bisogno di dati correlati, correlati a dei parametri, perché se la competenza viene ribaltata dalla regione e dall'azienda sanitaria sulla competenza del sindaco, ovvero su quella dei singoli istituti, allora è bene sapere cosa sta accadendo nei singoli istituti. Se un dato di positività si è registrato in un determinato periodo piuttosto che in un altro, quanto esso può essere correlato al target di riferimento? Dire 20 studenti può sembrare un grande numero, ma se noi diciamo 20 studenti su 120.000 diventa un nulla. Poi Napoli ha un'altra complessità, che circa 500 edifici scolastici plessi divisi su territori che sono altrettante città, divise sui quartieri. Tu potresti avere, ed è quello che abbiamo anche chiesto di sapere, da qualche parte un focolaio che non necessariamente incide sul resto della città. Potresti avere una buona mappatura dei contatti e sapere dal contact tracing che le ASL conducono se quel positivo ha effettivamente condizionato e contagiato oppure no. Tutti questi elementi, che sono elementi di dettaglio, ma sono elementi che fanno, diciamo, assumere delle decisioni con dei parametri oggettivi e scientifici, sono gli unici che possono in un tavolo di confronto essere valutati per prendere una decisione così importante come interrompere il più grande segmento produttivo del paese. Mi consenti la provocazione di definire la scuola un segmento produttivo, perché purtroppo troppo facilmente si immagina che chiudere le scuole non abbia conseguenze sul sistema produttivo, ma gli esperti ci dicono il contrario. Il capitale umano ha la importanza maggiore nello sviluppo di un paese, quindi se noi sappiamo che gli studenti vogliono andare a scuola, hanno bisogno di scuola, se noi sappiamo che la scuola ovviamente non è fuori dalla realtà, quindi può avere dei contagi come qualunque altro luogo, se noi però sappiamo che a scuola vengono applicate delle regole condivise da tutti i dirigenti e da tutto il personale, se noi sappiamo tenere sotto controllo le mappature, se noi sappiamo cosa accade, in quale momento e dove, noi interveniamo non con l'accetta su un mondo che ha già sofferto tanto, ha già pagato con una ferita altissima. Certo, quindi praticamente, assessore, mi perdoni se la interrompo, praticamente voi vi assumete le vostre responsabilità, ma volete decidere in base a dati certi e in base a dati relativi ai singoli istituti, insomma si può procedere a seconda della necessità in quel momento e non fare un'ordinanza per così dire collettiva che riguardi indiscriminatamente fino alla fine di febbraio, come aveva chiesto il governatore De Luca, la chiusura di tutta la scuola, sia quella dell'infanzia che la secondaria. Si può procedere se è accertato che si tratti di una situazione di focolaio che può peggiorare le condizioni di un territorio, perché si può procedere per singole realtà laddove sia acclarato in una correlazione tra dati che quella realtà costituisce un pericolo per la salute pubblica e per la salute di tutti gli studenti e di tutti gli attori che lo frequentano. Assolutamente, assessore, noi la ringraziamo, naturalmente lei tornerà ad aggiornarci laddove ci fossero delle novità importanti relative alla scuola, intanto le auguriamo buon lavoro, arrivederci. Grazie, grazie.
È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguirci.